L'ha intervistato la BBC per chiedergli cosa sta succedendo in Italia. Beppe Severgnini. Buonasera, buonasera. Bentornato. Beh, di eleganza british. Sei vestito da sbirulino, no? Come sei vestito, Beppe? Molto elegante. Ma è un'accoglienza questa, non è... Mio figlio oggi mi ha vestito, lui ha detto tu vai così, io mi fido di Antonio e basta. Sei molto elegante, sono d'accordo con Antonio. L'ultima volta che sei venuto avevi appena rifiutato la candidatura del PD a capolista della Lombardia. Oggi se avessi accettato potresti essere nel Toto Ministri, potresti essere presidente di una delle camere. Sei pentito? Toto Ministri, giocherai a Toto Calcio forse, ma cosa... No, non sono pentito, io speravo tu ti dimenticassi, mi spiace non me per tutti quelli. Mai. No, mi spiace per tutti quelli che sono in Parlamento perché deve essere una frustrazione. La questione è molto semplice, il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo hanno detto chiaro, loro vogliono fare gli arbitri. Ma se la partita non comincia cosa arbitri? Cioè questo sembra un dettaglio da poco, ma è fondamentale, cioè loro vogliono fare gli arbitri di una partita. Ma portano via il pallone, la partita non può cominciare e quindi questo Parlamento durerà poco. Poi ho sentito che l'accennavi, ho visto anche Geppi che giustamente andava in muto quando c'erano le parolacce, ma io prima di uscire, lo ricevi, prova a tradurre per gli inglesi, io lo dico, padri puttanieri. Cioè questi, gli americani e gli inglesi, c'hanno i padri fondatori, i founding fathers, sai quelli che... E io oggi tutto a scervellarmi e come lo traduco? E mi è venuto Pimping Fathers, che non sta molto bene per chi sa l'inglese. Però alla fine tu questi qua guardano il nostro paese e guardato da fuori, non dico che sia divertente, però è sorprendente. Il problema è che noi ci siamo dentro, queste cose le stiamo vivendo e quando oggi durante questa ridicola, secondo me, diretta streaming, poi spiego perché è ridicola, delle consultazioni, sento... La giovane Lombardi, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, che dice a Bersani, ah ma sa, noi abbiamo un progetto di 30 anni per questo paese. Cittadina Lombardi, qui non abbiamo 30 giorni, altro che 30 anni, quindi qualcosa bisognerà fare molto in fretta. Ascolta, prima di andare avanti con questo discorso vorrei collegarmi con Palermo, perché abbiamo il presidente... della regione, eccolo, Rosario Crocetta, grazie mille presidente di aver grazie accettato a voi. Di spiegarci cosa è successo e il perché di questa sua così tempestiva decisione. Ricordiamolo, insomma, se ne è parlato in tutti i telegiornali ieri, Franco Battiato, che lei aveva nominato assessore al turismo della regione, insomma, ha detto una frase, guardi, anzi la faccio sentire perché molti l'hanno solo letta, quindi faccio sentire che cosa ha detto al Parlamento. Due cose, queste troie qui che si trovano in giro nel Parlamento, ma è inaccettabile. Dovrebbero avere un casino e farlo pubblico. E cosa ha pensato quando ha sentito queste parole, Presidente? Beh, io sinceramente intanto è la prima volta che sento questa frase, anche perché ieri ero molto impegnato in Parlamento perché stiamo discutendo della legge sul doppio voto di genere. E quindi poi ho sentito le notizie. Sinceramente io stimo, voglio bene molto a Franco Battiato, fra l'altro è un grande poeta, è un grande musicista, è una persona magica. Per cui questa invasione, diciamo, nel campo della politica, ma si concilia poi con il suo modo di essere. Un artista in genere poi porta alle iperbole le cose che vuole fare, però questo non si sposa col linguaggio delle istituzioni, che deve essere molto più attento, anche perché poi
si rischia anche in questa cosa di cadere nelle solite affermazioni sulla misoginia, rischiano anche di essere interpretate come i soliti pregiudizi sulle donne, che le donne non vanno giudicate per quello che valgono politicamente, ma invece sempre sul piano della sfera sessuale. Questo succede anche alle minoranze sessuali, che sono gli omosessuali, la stessa cosa, lì si tenta di vedere. E allora, onestamente, io ho provato veramente dolore. Stanotte non ho dormito, e poi stamattina io ho ritenuto che l'unica cosa che fosse giusta era, anche per evitare anche a Franco un linciaggio mediatico attorno a questa vicenda, che io credo lui non volesse in questi termini, però mi sembrava giusto che, diciamo, ecco, cambiare, chiudere questa esperienza di collaborazione di governo. Però ritengo che con Franco poi rimangono tutta una serie di prospettive, perché non dimentichiamoci che è sempre un grande artista, un grande uomo. Presidente, però Battiato sì, ha spiegato di essere stato frainteso, ha detto non ho offeso le donne, niente a che vedere con il genere, ha detto in Parlamento molti si sono prostituiti per soldi, e poi ha anche specificato che lui intendeva nella scorsa legislatura, quindi... Non le è stato sufficiente quello che lui ha detto per spiegare meglio quella sua affermazione? Cioè, secondo lei non si poteva andare avanti? Nonostante lui abbia detto che non voleva insultare nessuno. Io non credo che si giudichi nessuno e si possa giudicare nessuno. Ma vi siete parlati? Quando uno dice le cose... ma sì, cioè, naturalmente. Franco, fra l'altro, subito ha detto... Io lascio libero il Presidente di decidere quello che ritiene più opportuno, perché non voglio creare problemi a un governo che è esposto su tanti terreni in questo momento, sta aperto uno scontro sui poteri forti, e che la sua frase potesse essere strumentalizzata poi per altre ragioni. Per cui non è che il rapporto, Franco ha messo... Ma Zichichi cosa c'entra in tutto questo? Beh, con Zichichi è un'altra storia, sinceramente, però dal momento che con Zichichi io già da tempo meditavo una sostituzione, perché? Un cambiamento, perché l'assessorato, ecco, molto semplice, perché l'assessorato ai beni culturali in Sicilia non è che è un assessorato alla cultura così virtuale, gestisce le soprintendenze, ci sono una serie di atti amministrativi anche importanti, cioè un assessore ogni mattina ha un carrello di cose da firmare. Il fatto che lui stesse prevalentemente a Ginevra e le sue visite fossero occasionali in Sicilia sicuramente non aiuta a governare. Una volta ho dovuto persino mandare il capo di gabinetto a Ginevra perché c'erano delle cose urgenti da firmare. Ma lei, quando gli ha dato l'incarico, non immaginava un personaggio come Zichichi che non avrebbe potuto essere sempre al Consiglio? Ma sempre no, però ti aspetti che almeno con stabilità ci sia per un paio di giorni alla settimana, no? Poi lascia le idee, firma le cose, eccetera. Questo ha reso un po' in difficoltà, onestamente, un assessorato che è anche centrale rispetto alle cose. Per cui non è che una disistima, noi dobbiamo essere anche molto concreti nella esperienza di governo. Non è che per difendere, cioè io non devo difendere assolutamente le mie scelte, perché sono un essere umano, quindi sono sottoposto a fare delle valutazioni, le posso fare giuste, le posso fare errate, però alla fine devo governare. E se mi accorgo che qualcosa nella mia azione di governo sta tanto male, alla fine siamo un governo di 4 mesi, è giusto che io rettifichi subito le cose che non vanno e via avanti. Con Franco andava diversamente, perché Franco, nonostante i suoi numerosi impegni artistici, stava è di Catania, quindi gli era molto più semplice stare qui, la sua residenza è qui in Sicilia. Presidente, la interrompo perché ho ancora una domanda, mi scusi, perché è vero che dopo che lei è stato da noi alle invasioni barbariche e ha detto che i tempi sarebbero stati maturi per un papa donna, è stato scomunicato? No, ride, quindi non sarà vero. Diciamo che è apparsa così la notizia. Il problema è che i giornali
anche lì sparano i titoli, cioè voglio dire, il problema è che le vicende in Italia, qualsiasi cosa che va fuori le righe assume dimensioni spaventose, per cui io mi sono trovato improvvisamente rispetto a un parroco che non condivideva le mie idee, ho detto le stesse cose che dice praticamente Don Gallo, lui addirittura deve obbedire proprio alla Chiesa e deve rispettare il diritto canonico, ho detto esattamente le stesse cose che lui pensa. Don Gallo non è stato scomunicato, a me è capitato per 24 ore di essere scomunicato. Ore. Poi 24 ore, perché poi ho avuto tanti parroci che mi hanno assunto diciamo come fedele e alcuni anche si sono candidati come confessore, però io siccome un po' sono scottato ho detto guardo i curricula prima di scegliere il nuovo confessore perché non vorrei trovarmi scomunicato dall'altro parroco. Poi ci siamo incontrati, io sono ritornato nella mia città a Gela, ci siamo incontrati per caso e ci siamo abbracciati e pure lui ha detto assolutamente che non condivideva quelle mie idee, ma non mi aveva scomunicato. Vabbè, affatto. Male, però per 24 ore ho provato il brivido dello scomunicato ed ero veramente arrabbiato, fra l'altro, perché non capivo perché se io affermo che un papa può essere donna, cioè dovrei essere scomunicato. Cioè cosa avrebbe tanto demoniaco la donna perché non può diventare papa? Domanda guardi pubblica. Che la riscomunicano di nuovo. La devo salutare, Presidente, pazienza, la ringrazio moltissimo. Pazienza, come Galileo, alla fine eppur si muove, cioè voglio dire, mi pare così, ho detto delle cose che pensano tutti poi alla fine. Grazie, Presidente. Rosario Crocetta, torno da te, Beppe, cosa succederà domani? Non, l'Italia non è un paese, è un musical, perché cioè, dovunque ti giri è una cosa strana. Tra l'altro sono stato in Sicilia due volte nell'ultimo mese, mi dicono che Crocetta sta lavorando bene. Oddio, veniva dopo Cuffaro e Lombardi, quindi fare una buona figura non era impossibile. Io mi stavo proprio chiedendo però se... Però la vera domanda è perché io non ho voluto intervenire, mi spiace che lo dico, lui magari mi sentirà adesso in televisione. Io conosco Battiato, conosco pochissimo Zecchichi, ma era evidente che per motivi diversi i due non erano adatti a fare gli assessori. Cioè, ma come se gli è venuto in mente? Insomma, ha detto che ci ha provato, no? Che è stato un tentativo di, non so, di mettere un po' di poesia e di arte. Uno può anche prendere immagino. La nave da Palermo a Cagliari e buttarsi in mare con una paperella. E poi, non lo so, non ci sono rigido, delle cose che si insomma, possono fare strane. Bisogna però anche senso. Sperimentare. Cosa succede domani quando Bersani andrà da Napolitano, secondo te? Secondo me Napolitano non lo manda a schiantarsi alle Camere, perché questo vorrebbe dire, se chiede la fiducia, Monti dovrebbe lasciare. Monti è già di cattivo umore di suo, e lo sappiamo perché, le dimissioni di Terzi e compagnia. Quindi credo che andrà semplicemente a dire che non ce la fa e, conoscendo Napolitano, credo che il nostro presidente abbia una soluzione di riserva. Quindi un nome? Abbia qualche nome in mente e non c'è bisogno neanche di rifare tutte le consultazioni. Cacciari prima ha detto Pietro Grasso. Potrebbe essere lui o qualcun altro. Gli altri nomi che si fanno sono Barca, eccetera. Un nome che so che viene citato poco perché l'interessato non vuole e perché non sarebbe neppure giusto. È naturalmente Matteo Renzi. Cioè Matteo Renzi, se il Presidente della Repubblica gli dice senta, ci provi lei, ragazzo è il suo momento, lui deve farlo per forza. Credo che avrebbe sostegno perché il PDL potrebbe dire visto almeno un altro, sarà il PD probabilmente l'appoggerebbe. Il Movimento 5 Stelle? Non credo. Ma il Movimento 5 Stelle non sarebbe a quel punto più necessario e si troverebbe in grande imbarazzo perché guarda che... Insomma tu lo dai per spacciato Bersani quindi. Io... Lui era di buon umore oggi, che è sorprendente. Io molte cose però di lui non le capisco, a parte le metafore, che sono difficili un po' per tutti. Anche il fatto di queste consultazioni prolungate. Vedi, oggi parlavo con un sindaco di un paesino della Liguria. Mi ha detto, io sono stato eletto la domenica, io lunedì lavoravo. Cioè questi sono li abbiamo eletti da un mese esatto, perché sono passati 30 giorni,
e non stanno facendo ancora niente. Questo paese non ha tempo. Io faccio una proposta, so di essere in televisione, facciamo così: finché non lavorano non li paghiamo, cioè il primo mese niente, perché non ho capito, ma veramente, cioè, voi quando voi fate le cose per cui siete stati messi lì, ovvero fare le leggi, fare un governo e aiutare questo paese a uscire dal lavoro dei giovani, i soldi alle imprese, le urgenze sono molte, vi paghiamo. Fino allora no, scommettiamo e ti accelerano. Come accelerano? Dai, come sai ci sono dei tempi tecnici. No, Daria, un mese non è un tempo tecnico, un mese è un tempo da incoscienti. Anche tu pensi che ci siano degli imminenti e gravissimi problemi economici che probabilmente adesso prenderanno in mano tutto? Ascolta, come al solito sarà lo spread a decidere quello che succede? Sai, lo spread vuol dire che pagare il nostro debito pubblico costa molto di più. Non tutti sanno, conoscono questo dato, giustamente hanno altro cose da fare, ma noi giornalisti dobbiamo lavorarci un po' con questi dati. Pagare gli interessi sul nostro immenso debito pubblico, che sono, non sappiamo quanto, cioè 130% del PIL, 2.000 miliardi, questa cifra, solo pagare gli interessi, costa a noi italiani tanto quanto la spesa per l'istruzione, quindi le scuole tutte. Ti rendi conto quindi quanti soldi paghiamo per il debito pubblico, quanti vanno nell'istruzione, che è un po' più importante? Se lo spread aumenta, questa cifra cresce ancora. I mercati sono lì che ci stanno guardando. Infatti io quando parlo all'estero, mi succede, mi faccio molti scrupoli di questi tempi, mi rifugio in frasi come quella di Ennio Flaiano, che dice: oggi parlavo con gli inglesi di nuovo e ho detto: tranquilli, la situazione è tragica ma non è seria. Però sai, una volta ridono, la seconda volta ti fanno la seconda domanda: sì, ma il governo chi lo fa? Lei? E ho detto: no, grazie. E quindi ci guardano tra divertiti, preoccupati e divertiti, divertiti andrebbe bene, preoccupati è comprensibile. Io credo che anche questi toni, perché noi abbiamo scherzato, però i vocaboli che sono stati usati oggi sono indegni di un paese civile come l'Italia, è importante. E quando Bossi anni fa usava le sue sparate, le sue cose, e noi gli dicevamo: Bossi, si ricordi che è un ministro e non può parlare così. Non è perché adesso lo fa qualcun altro, lo fa Grillo, chi è. Questi vocaboli non vanno usati. Quindi è la mancanza di rispetto. Adesso non faccio uno strano collegamento, ma un po' c'entra. Perché quando succede un brutto incidente nelle acque internazionali fuori dall'India ci trattano come l'ultimo dei paesi? Perché il rispetto è una cosa che si conquista lentamente ma si perde in fretta. Tutte queste cose contano. Noi abbiamo due nostri militari che sono là, sono i due Marò. Noi, allora, il ministro ha mollato la carica, ma ha mollato anche loro. Noi, diciamo la verità, siamo partiti con terzi, siamo penultimi. Gioco di parole, perdonamelo, ma queste cose si pagano. E a me dispiace e amareggia quando vedo che negli altri paesi c'è mancanza di rispetto per l'Italia. Andiamo avanti così, quindi continuiamo, insomma, a fare i giochini, le dirette video. Tu sei contrario a queste dimissioni? Secondo te sono una rinuncia a una responsabilità? Io penso che i diplomatici sono i consiglieri della politica. Se il consigliere diventa il consigliato, da chi si fa consigliare? Traduzione: i tecnici facciano i tecnici. Secondo me i diplomatici non devono fare i ministri, forse neppure i generali devono fare i ministri della difesa, anche se Di Paola è stato bravo. Non è stata una buona idea dall'inizio. E dispiace perché questo governo Monti, adesso li danno tutti addosso, ma nel 2012 ci ha salvato. Noi eravamo al pronto soccorso e abbiamo avuto il buon senso di non correre da Silvio così simpatico, ma nel pronto soccorso del dottor Mario, che ha fatto il suo lavoro col suo camice, la sua aria seria, la siringa come nel film, per un anno ha fatto il suo mestiere. Vederlo finire così mi dispiace. E adesso siamo ancora al pronto soccorso? No, siamo usciti dal pronto soccorso, come capita a chi va nel pronto soccorso, che prende una botta e dice: dottore, tranquillo, firmo io sto bene, adesso vado con gli amici, poi sviene al bar. Allora, pronto soccorso ci dovremmo essere ancora, ma siamo così sciocchi da pensare che è tutto finito, che ci hanno suturato i punti, adesso possiamo andare a giocare a tennis. No.
Proviamo a immaginare come potrebbero essere gli schieramenti, se torniamo alle urne o se ci sono dei rivolgimenti. Hai fatto il nome di Renzi come possibile futuro... Ma no, ascolta, la mia domanda è... No, futuro per il PD. Insomma, è un futuro non improbabile quello per il PD. E invece per il PDL che futuro? Guarda, il PDL ha perso 6 milioni di voti in queste elezioni. Solo il fatto che... Così la passione tribale di ogni partito che deve dire che è sempre vinto può far finta che... No, non è vero. Ha perso 6 milioni di voti. Ne ha avuti ancora molto, ma ne ha perso 6 milioni. Ci sono 7 italiani su 10 che Berlusconi non lo vogliono neanche dipinto. E quindi? Tanto dipinto non è una parola che adatta a lui perché innesta in altri meccanismi. Allora, non lo vogliono. Allora, io credo... Alfano ti convince... No, io credo che Alfano non abbia, dipenda da Berlusconi e non abbia né la personalità, né la voglia, né il futuro. Ha detto un po' tutto il contrario di tutto. Ma io credo che se Berlusconi davvero volesse questa volta lasciare un segno nella storia di questo paese e fare lo statista, tanto c'è Grillo che fa lo sfascista, vuole sfasciare tutto... Provi a fare questo scatto e dire, signori, se il problema sono io, mi tiro indietro. Un PDL senza Berlusconi diventa immediatamente commestibile politicamente e troverebbe persone che volentieri, anche nel PD, deciderebbero che un governo di larghe intese non lo farà mai. Adesso credo che la ricerca... Scusa se parlo chiaro, però visto che... Figurati. Io credo che la ricerca di... Berlusconi sia di un presidente della Repubblica che se le cose si mettono veramente male nei tribunali sia pronto a firmare domani una domanda di grazia. Devo salutarti come al solito, ti ringrazio. Grazie. Arrivederci. E complimenti per il completino a quadretti. E non dite parolacce. Molto elegante, noi non diciamo mai parolacce.